Come avrete intuito, la figura del presentatore è abbastanza pleonastica, ma serve soprattutto ai musicisti per rilassarsi un po', per tirare il fiato, per girare le parti, quindi per dare un po' uno stacco. La Filarmonica di Annà continua il suo concerto con Gothic Cathedral, brano che racconta la storia di un manipolo di barbari che, sbarcando sulle coste francesi della Bretagna, nota una maestosa cattedrale slettare sulla collina. Incuriositi, i barbari si inepicano lungo il sentiero che conduce all'edificio sacro. Questi attimi sono racchiusi nel primo tema, March of the Barbarian. Giunti nelle vicinanze della cattedrale, gli incursori scorgono poi alcuni monaci che si apprestano a entrare nella chiesa, intonando un canto gregoriano. Flavio Bar, che è il compositore, decide di rappresentare questo momento con una melodia dei toni religiosi, Mystic Song. I barbari decidono di seguire i monaci e nel varcare la soglia della cattedrale vengono ammaliati dai giochi di luci creati dai raggi del sole che penetrano attraverso le maestose vetrate colorate. Ben presto però i barbari devono fare ritorno alle loro navi per riprendere il viaggio solcando i mari del nord. Scena conclusiva rappresentata dall'ultimo tema del brano Dance of the Flights,
molto più ritmato rispetto ai precedenti. E dunque apprezziamo Gothic Cathedra di Flavio Ball, dirige il maestro Jacopo Chenancey. Thank you.
Un attimo prima che siano finiti gli applausi, così faccio finta di prendere l'antico. La filarmonica di Arnato con il piede Hindenburg, in memoria a Lichenhurst, 1937. Si tratta di un brano composto da Michael Geisler, in ricordo della tragedia del dirigibile Hindenburg, il più grande oggetto volante mai realizzato. Costruito dalla Zeppelin, vantava 245 metri di lunghezza e 47 metri di diametro. Il primo viaggio del dirigibile avvenne nel marzo del 1936, ma l'anno successivo, più precisamente il 6 maggio 1937, a seguito di un complicato viaggio sull'Atlantico, l'Hindenburg prese fuoco e venne completamente distrutto mentre cercava di atterrare a Lichenhurst, nel New Jersey. Data la grande quantità di idrogeno che conteneva, bastò solamente un minuto e mezzo per distruggerlo e provocare numerose vittime. Con il brano originale per banda, Michael Geisler racconta tutto ciò sotto forma di suggestioni musicali. Il canto iniziale dell'Euphonium e del corno descrive il momento in cui il dirigibile lascia il cantiere di costruzione, creando un notevole stupore nei passeggeri. Si passa successivamente alle fasi del volo, fino ad arrivare all'atterraggio e dalla tragedia, rappresentata dagli sforzi effettuati anche da vari strumenti che suoneranno. Per rendere onore alle 36 vittime, una tromba solista intona un inno del silenzio, che viene poi successivamente ripreso da tutta la banda. Con molta fatica la vita continua, ed ecco che il brano termina come un tema maestoso per ricordare il destino tragico dell'Hindenburg che resterà un mito nella storia. Con Hindenburg di Michael Geisler, la Filarmonica di Arnat termina la sua esibizione, diretta dal maestro Jacopo Chalancet. Thank you.
Grazie.